Intendiamo fare questo intervento per fare chiarezza, per fare luce sui giochi del Mediterraneo, in considerazione anche del fatto che giorno 18 di questo mese di gennaio si terrà il Consiglio comunale monotematico appunto sui giochi del Mediterraneo. Allora, insieme al collega e amico Massimo Battista, consigliere comunale di una città per cambiare Taranto, facciamo un po' il punto, la cronistoria anche dei fatti, accompagnati ovviamente alle delibere e alle somme, alle cifre stanziate. Allora, primo punto, 30 maggio 2023, la nomina del commissario Ferrarese. Ricordiamo Massimo che noi abbiamo dovuto fare le peripezie per ottenere il Nuovo nuovo master plan. master plan e chiaramente abbiamo dovuto sudare le sette camicie, però alla fine, come dire, abbiamo ottenuto il risultato per avere proprio il quadro della situazione. Intanto tu sei un po' l'uomo delle delibere e delle cifre, non che le fai, ma che le interpreti, le analizzi, vai a trovare le pulci, tra virgolette, nelle delibere. Intanto già la riduzione dello stanziamento della somma complessiva che da 190 No, milioni. e all'epoca erano 150 milioni, poi dalle carte mandate dal vecchio comitato dei giochi del Mediterraneo risultavano una somma pari a 190 milioni, ma non è questo. Dobbiamo ricordare alle persone che ci stanno ascoltando che quest'estate noi siamo andati lì all'urbanistica per recapitare tutta la Il documentazione il 17 di agosto. 17 di agosto, mentre qualcuno dice di stare attento a tutte le situazioni che coinvolgono la nostra città, abbiamo dimostrato con i fatti, principalmente sulla questione dello stadio Iacovone, che non si parlava di nuovo stadio ma di ristrutturazione. E ne abbiamo avuto riprova adesso col nuovo master plan, dove si evince il fatto, questo documento che adesso Luigi vi dirà anche le somme con tutte le date che vedranno coinvolte, purtroppo tanti tifosi del Taranto mi stanno chiedendo, potremmo entrare nello specifico di tutti i tempi che si succederanno per la ristrutturazione dello stadio. Quindi parliamo di ristrutturazione dello stadio e si evince dal master plan che il sindaco Melucci, con quelli di Ecojastema Taranto, ha preso in giro un'intera cittadinanza, perché il progetto è stato presentato. Luigi, lo vuoi leggere? La delibera di giunta comunale numero No, no, 324 ma leggi del 29 settembre 2023, quindi per la ristrutturazione dello stadio Erasmo Iacono. Quindi, quindi. mentre a marzo, aprile, maggio del 2022, in piena campagna elettorale, giravano le vele con il progetto del fantomatico nuovo stadio, alla fine noi arriviamo alla ristrutturazione dello stadio pochi mesi fa, a fine settembre del 2023, quindi 3 mesi fa Di circa. questi 150 milioni per la gente che ci sta ascoltando, 90 saranno utilizzati Ecco, per andiamo a vedere. arrivare Quindi 90 a dire il milioni, quinto di Lo Piano Piano, sì, Luigi. il 9, quindi 90 milioni che vengono impiegati per 1. Ristrutturazione dello stadio Iacovone in Taranto, 2. Realizzazione del centro polivalente Armatori Ricciardi, 3. Realizzazione della piscina Torre d'Aiala, 4. Ristrutturazione del centro nautico Torpediniere e, dulcis in fundo, punto 5, non so se c'è da ridere o da No, piangere, era piano. ristrutturazione dello stadio di Lecce. Cioè praticamente 90 milioni che dovrebbero essere per Taranto, per le opere di Taranto, e ci spunta come un fungo, come un cavolo a Lecce. merenda, lo stadio di Lecce. Si potrebbe dire, Massimo, che ci azzecca lo stadio di Ma il Lecce? problema di fondo è proprio questo, anche se vogliamo parlare anche della diffida del vecchio comitato organizzatore, Per i cioè per i diritti, diritti. Cioè qua, ragazzi, il problema di le fondo. opere Cioè, qua d'ingegno e dobbiamo capire quant'altro. una volta per tutte che le partite si continuano a giocare a Bari e Lecce, che Taranto non è rappresentato. Questo il sindaco, con la sua amministrazione Ecojastema Taranto, non è idoneo a poter portare avanti queste istanze, perché ha preso in giro quel 50%, perché vogliamo ricordare quel 50% dei tarantini che è andato a votare. E quando sento parlare di aggregazione,
di nuovo, parliamo di personaggi che in 40 anni sono seduti nei banchi del Consiglio Comunale, che non hanno portato nessun beneficio per questo territorio. Oltretutto, Massimo, ritornando al discorso che più ci fa rabbia, è vedere che abbiamo una delibera di settembre 2023 per la ristrutturazione dello stadio. Diciamo che la montagna ha prodotto un topolino piccolo. Capiamoci, per l'inadeguatezza e per i ritardi forse anche voluti da parte del sindaco. L'altro giorno ho ascoltato il presidente del Giove, il presidente del Taranto Giove, giustamente, io tifosissimo del Taranto, no? Come tutti ben sanno, giustamente lui è molto preoccupato, perché ad oggi ancora noi non sappiamo, adesso noi li andremo a elencare, il Taranto molto probabilmente non sa se l'anno prossimo giocherà allo stadio Rocovone, perché questo susseguirsi di notizie, di non fatti concreti, porta che nel master plan, voglio ricordare, avuto dopo tante peripezie, caro Luigi, si evince il fatto, se li vuoi leggere, le vuoi elencare, come andrà avanti il procedimento dello stadio di Avoroni. Quindi questo mese avremo, punto uno. Conclusione della fase di affidamento del servizio per la redazione del PFT a gennaio 2024, conclusione della CDS, verifica dell'approvazione del PFT maggio 2024, conferenza dei servizi maggio 2024, stipula del contratto per l'esecuzione dei lavori ottobre 2024. Quindi ottobre 2024. Quindi Giove, il presidente Giove deve sapere che la stipula dovrebbe essere sottoscritta con l'azienda che si aggiudicherà i lavori a ottobre 2024, a fine anno. E poi la cosa assurda: conclusione dei lavori aprile 2026, fine collaudo ed allestimenti maggio 2026, a ridosso, a due mesi dall'inizio dei lavori. Succede agosto 2026, sono stati posticipati. Benissimo. E se nel frattempo c'è un inghippo, come si arriva in gola? Caro Luigi, amico mio, il problema di fondo è che stiamo parlando di ristrutturazione, non di cioè, voi immaginate uno stadio nuovo, qui stiamo arrivando al ridosso dei giochi che saranno a posto solo per ristrutturare. Voi immaginate le caricature, la presa in giro ai tifosi del TAR, dei cittadini del TAR, qualora si dovesse essere stato realizzato uno stadio nuovo. Quindi si continua a prendere in giro un'intera cittadinanza, caro Luigi. Bene, in consiglio mostreremo altre carte e approfondiremo questi temi davvero, davvero scottanti. Intanto vi abbiamo voluto far vedere queste due chicche impressionanti. Nei 90 milioni rientrano la ristrutturazione dello stadio di Lecce, e sono giochi del Mediterraneo di Taranto, con una piscina olimpionica non coperta, e poi la fine dei lavori, se mai ci sarà, e quindi la fine collaudo e allestimenti proprio a due mesi e mezzo, tre mesi dall'inizio dei giochi. Se questa io la chiamo improvvisazione e dilettantismo amministrativo, penso che altri termini, visti i numeri, viste le date, vista la tempistica, altri termini non si possono usare.